Ruggi d'Aragona di Salerno ci sono delle misure cautelari, non è sicuramente un bel esempio di buona sanità. Beh, io ovviamente di questo non so, bisogna chiedere al direttore generale. Noi crediamo, diciamo, con forza, diciamo, il discorso dell'integrazione. Noi siamo convinti che il percorso di crescita che ha caratterizzato la facoltà di medicina, che è risultato prima in Italia per durata media del corso di studio e prima in Italia per grado di occupazione degli studenti a un anno dalla laurea, e quarto in Italia come giovani che accedono alle scuole di specializzazione, se tutto questo è stato possibile in così pochi anni. E evidentemente questo è anche per il frutto dell'esperienza che hanno fatto all'interno dell'ospedale. Se poi ci sono state delle distorsioni, abbiamo una qualità della magistratura nella nostra provincia che è in grado, diciamo, di poter serenamente venire a capo di tutte le questioni. Liste di attesa, insomma, ciò che il cittadino in genere lamenta sempre, poi invece vengono fuori dei risvolti legati ovviamente all'aspetto economico. Io questo, ripeto, diciamo, non lo so, non ne posso sapere personalmente. Comunque, ripeto, io sono convinto che da un lato, diciamo, la magistratura ovviamente indagherà e farà, diciamo, tutto quello che è necessario per il bene del Paese. Io credo che in tutte le amministrazioni pubbliche, e questa è la mia filosofia ed è la mia agire, diciamo, da rettore, tutte le amministrazioni pubbliche, quello che è centrale è l'utenza. Cioè, io vedo l'Università degli Studi di Salerno come innanzitutto l'Università degli Studenti di Salerno, e il mio approccio, diciamo, in questi anni è stato per questo, cioè pensare ai nostri 40.000 studenti ancor prima dei nostri 2.400 dipendenti e territori. E così deve accadere in un qualsiasi comune che deve essere il servizio della cittadinanza, e così deve essere in un ospedale. Quindi se ci sono poi delle situazioni diverse, ovviamente compete ad altri, diciamo, indagare. Grazie. 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 Grazie a voi.